In un mondo dominato dalla trap, finalmente su pacchi importanti abbiamo risentito del buon vecchio rock e rivisto una vera rock band suonare degli strumenti. Loro sono i Maneskin e con il brano Zitti e Buoni, dal sapore hard rock e anche un po' funk rock, hanno vinto Sanremo 2021 prima. Vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori e non li prendo a calci sti portoni. E poi trionfato all'Eurovision Song Contest. Siamo fuori di testa, ma li resti da loro. Una cosa di questo tipo, che un esordiente vincesse Sanremo e poi subito dopo l'Eurovision, non si verificava dal 1964 con Gigliola Cinquetti e Non ho l'età. Su questo canale ci occupiamo di basso, quindi non possiamo che essere felici nell'aver rivisto il nostro strumento protagonista su palchi così importanti fra le mani di Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin appunto, che tra l'altro in queste circostanze ha sfoggiato uno strumento molto particolare. Ovviamente ne parleremo dopo la sigla. Chiaramente i Maneskin sono un po' sulla bocca di tutti in questo momento, no? Specialmente di tanti musicisti che invece di gioire un pochino di questo grande successo dell'Italia e del rock, della musica suonata su palchi così importanti, devono, come sempre, criticare, quindi vedere i lati oscuri della vicenda, quindi il playback sì, il playback no, eccetera, eccetera. Io sorvolerò su queste questioni, mi limiterò a dire due parole sulla band, che io apprezzo tantissimo perché esprime una grandissima energia sul palco e riporta davvero in auge un sound di cui si sentiva il bisogno. I Maneskin nascono a Roma nel 2016 e già nel 2017 salgono alla ribalta partecipando all'undicesima edizione di X Factor Italia, dove sotto la guida di Manuel Agnelli si classificano secondi. Contemporaneamente esce il loro EP Chosen, che sarà doppio disco di platino, e di là partirà una carriera intensa fatta di live e di registrazione in studio. Molti di noi li ricorderanno per il tormentone Torna a casa. Quindi Marlena torna a casa, che freddo quasi fa sentire. Ci ha accompagnato per un lunghissimo periodo, questa Marlena che torna a casa, insomma è stato un leitmotiv delle nostre vite per tanto tempo. Ovviamente non hanno fatto solo quello, hanno fatto tanto altro e comunque è stato un piacere vederli su palchi così importanti con tutta questa energia di band che, diciamocelo, alla musica italiana e non solo italiana mancava proprio. Energia di band che passa ovviamente oltre che per il sapersi muovere anche per un look che spacca, diciamolo, e a me hanno ricordato le grandi band rock dagli anni 70 in poi. Non faccio nomi perché poi subito la critica è dietro l'angolo, però avete capito a chi mi riferisco. Insomma, un impatto scenico notevole. E abbiamo visto la bassista Victoria De Angelis presentarsi con questo basso. Quindi in questo video approfondiremo proprio questo basso, che ovviamente è stato scelto sicuramente per ragioni sceniche, ma ha un grande perché anche come suono. Di che basso si tratta? Dan Electro Longhorn, e questa è una riedizione, come penso anche quella di Victoria. Prima di entrare nel vivo del video e farvi sentire un po' questo bassetto, vi vedo che state scalpitando per sentire come suona, ovviamente devo fare due doverosi ringraziamenti. Il primo va a Marco Machera, che è il possessore di questo esemplare. Marco è un carissimo amico, ma è soprattutto un bravissimo musicista, cantautore, fenomenale bassista, ha una produzione discografica ampia e in continuo divenire, e mi sono ricordato, quando ho visto Victoria De Angelis imbracciare questo strumento, proprio del brano di Marco, Ugly Song, a cui è stato dedicato un video. How little too stupidly goes. Oh, that's my ugly song, will make your ears bleed. Not quite the average. Quindi la mia mente immediatamente è riandata a Ugly Song, dove Marco imbracciava questo strumento, e ovviamente l'ho contattato e lui molto gentilmente
me lo ha messo a disposizione per metterci le mie manacce sopra. Quindi grazie di cuore Marco, e se volete conoscere meglio la musica di Marco Machera, seguite il link Bandcamp in descrizione. L'altra persona che ringrazio di cuore è Cesare Bonomi, aka The Nerd Bass, che fa parte della community ed è per me un aiuto importantissimo quando si tratta di reperire informazioni su modelli di basso così particolari, soprattutto quando in rete queste informazioni non si trovano. Quindi grazie Cesare, lascio il link al blog di Cesare in descrizione se volete visitare questo blog, è pieno di cose interessanti e di nerdate bassistiche. Tornando allo strumento, prendo proprio il tablet con le info che mi ha girato Cesare e leggo. Dan Electro nasce nel 1954 a New York da Nathan Daniel, inizialmente producendo sotto il marchio Silverton strumenti venduti per corrispondenza. Il Longhorn nasce nel 58 in tre versioni, uno a scala 34 con 24 tasti, in realtà era un 33,5 come scala, uno a 6 corde a scala corta, tipo il Bass 6 Defender per capirci, e infine una versione a scala corta del Longhorn definita appunto Shorthorn a 15 tasti. Il modello attuale, che è un reissue degli anni 2000, è una via di mezzo fra il Longhorn originale e lo Shorthorn. In pratica è uno scala corta, quindi scala 30, ma con 24 tasti, quindi prende la scala corta dallo Shorthorn e i 24 tasti dal Longhorn, e comunque si chiama semplicemente Dan Electro Longhorn, ok? I pickup sono i famosi Dan Electro Lipstick. Perché si chiamano Lipstick? Perché originariamente furono messi appunto come case dentro delle confezioni di rossetto, quindi questi sono proprio cilindri da rossetto, una partita di cilindri da rossetto che fu usata per costruire questi pickup così caratteristici che danno appunto il tipico suono twangy a questi strumenti, un po' metallico. Al suono sicuramente contribuisce molto anche il fatto che sono hollow body, semi hollow, perché c'è un telaio incompensato e sopra e sotto un top di masonite, materiale molto particolare, non usatissimo per gli strumenti, quindi usato solo per alcuni strumenti. La masonite è appunto una sorta di compensato pressato, mettiamola così. Quindi diciamo strumenti, se vogliamo, cheap, ok, abbastanza economici, però dal suono molto molto particolare che li hanno fatti anche un po' tornare di moda. Una cosa molto particolare di questo strumento è il fatto che non ha un truss rod, quindi quando montate le corde, ovviamente devono essere corde per scala corta, oppure possono essere anche corde per scala lunga, ma vanno adattate con molta, come dico, un certo lavoro. Quindi io qui ho adattato delle corde da scala lunga, togliendo l'avvolgimento esterno al Mi, bisogna farlo con molta attenzione perché si rischia di non far suonare più bene la corda, anche perché le chiavette sono molto piccole, hanno dei fori molto piccoli, quindi non è facile fare questo adattamento, se no risolvete comprando delle corde apposite. Sicuramente, ecco, il suono tipico di questi strumenti è dato appunto, come dicevo, dai pickup e anche dal fatto che sono semi-hollow. E il fatto che non hanno un truss rod, insomma, li rende, se vogliamo, un pochino scomodi per quelli che sono abituati a action rasoterra. Non è facilissimo ottenerle, perché comunque il ponte permette regolazioni fino a un certo punto. Cioè il ponte è sospeso tipo su tre viti, ok, che praticamente si possono regolare per abbassare un pochino. In più ci sono le sellette regolabili, però è chiaro che il relief del manico è quello che vi esce a seconda delle tensioni della corda, quindi si può fare poco. È un basso sicuramente molto adatto a fare scena, ma non adatto a virtuosismi, questo è poco ma è sicuro. Però il suono ha il suo gran perché, e io direi passiamo proprio a sentircelo. Thank you.
È uno strumento che ha dei controlli molto molto essenziali, quindi una leva che ci consente di selezionare o il pick up al manico o il pick up al ponte o entrambi, un volume e un tono, quindi possibilità di blend fra i pick up non ce ne sono. E chiaramente il meglio lo dà con tutti e due i pick up, come avete sentito anche dalle prove che abbiamo fatto. Molto interessante è il suono che si ottiene con un plettro e tutti e due i pick up aperti. E ve lo faccio sentire con un giro di basso abbastanza sconosciuto. Spero che questa breve e rapida recensione di questo strumento così particolare vi sia stata utile. È uno strumento che sicuramente Victoria ha scelto anche per ragioni estetiche legate al look, perché non è comodissimo da suonare, ecco, chiaramente. Poi l'abbiamo vista suonare dal vivo con tanti altri strumenti, quindi diciamo questo strumento in mano a lei ha fatto apparizione proprio su questi grandi palchi. Però speriamo insomma che i Maneskin facciano tornare un po' di voglia di suonare ai ragazzi, ok? E soprattutto si spera che il basso elettrico, ecco, prenda una sua autonomia, e mi auguro proprio che non abbiano detto a Vittoria, come spesso dicono ai bassisti, che bella chitarra che hai, ok? Vi ringrazio per avermi seguito, vi lascio alla sigla finale e alla prossima community!